Benvenuti a Consiglio Appuntamento Settimanale con Giula Maschera. Siamo a Lecce, come vedete in uno studio professionale, ma oggi vi presenteremo una persona nota nel suo ambito professionale a livello non solo regionale ma anche nazionale, così come nostra abitudine. E vi parleremo anche di un campo nuovo, inedito. Lo è stato per me e sicuramente lo sarà anche per voi. Ringraziamo per averci ospitato l'avvocato Floriana De Donno. Grazie mille avvocato. Grazie a voi.

Innanzitutto io le consegno la nostra mascherina e il simbolo di giù la maschera. Che non devo indossare. Assolutamente no, ma quello è il nostro simbolo. 20 minuti di intervista non stop all'interno della quale io cercherò di farle cadere la maschera a livello personale e professionale, ma anche per portare a casa qualche segreto in più. Perché lei è un avvocato specializzato in diritto militare. Ebbene sì, esiste anche questa branca del diritto che molti di noi profani non Conoscono, ma partiamo con la prima domanda di rito. Siamo nel suo studio. Perché mi ha dato appuntamento in questo che le reputa il suo luogo del cuore anzitutto perché ci passo la maggior parte del mio tempo a casa, lo studio a casa, i miei collaboratori sono la mia famiglia. Ma poi perché in realtà il mio luogo del cuore è Napoli la mia terra, la città dove sono nata e il cui background mi, mi porto dietro e sulla mia scrivania, o meglio, dietro la mia scrivania ho lo stemma borbonico, è sono, questo. che è proprio quello che l'altro ha anche ricamato, assolutamente sì, in filo d'oro, così mi hanno detto, poi non lo so se... Eh, per cui c'è eh, un forte legame con la mia terra eh, è intesa proprio come regione e come cultura, è il regno delle due Sicilie. Io sono fortemente sudista. Ecco perché è quello, ecco perché è questo posto. Quindi cosa ne pensa della Lega? Ah, non ne penso. Per me non è degna di pensiero. La Lega non esiste. Perché... La Lega non esiste. Allora, io mi chiedo, voglio fare una domanda alla piccola Floriana, alla bambina Floriana. Come fa a decidere di diventare una, un avvocato di diritto militare? Una bambina di 4-5 anni, cosa vuole fare da grande? L'avvocato di diritto militare? Allora, il percorso è stato strano, perché inizialmente io ho uno zio che adesso è in pensione, che è un generale dell'Aeronautica Militare, eh, era un pilota di caccia, quindi abbiamo sempre respirato tutta quest'area molto... Uh, non militare, ma da racconto di avventura, sebbene lo zio parlasse poco per ovvi motivi di segretezza legati alle missioni. E questa è stata una spinta, ma successiva, perché in realtà io volevo fare l'attrice, volevo fare l'attrice teatro, quindi niente di più lontano insomma da quello che poi sarebbe stata la mia professione. Ovviamente ho trovato grande opposizione nei miei genitori, mi sono iscritta all'università un po' con l'incoscienza tipica di chi non sapeva che cosa diavolo dovesse andare a fare. E mano a mano, però che studiavo dicevo: cioè, Però, ma sai che forse la tua dote recitativa magari ti serve pure in campo penale? E così è stato il motivo per il quale poi ho scelto questa branca del diritto, cioè diritto militare, che mi è molto congeniale per insomma stare a casa in famiglia. E uh, il diritto penale in particolar modo, dove posso dare, dico in maniera presuntuosa, sfoggio delle mie qualità represse da attrice o aspirante tale. Quando si parla di diritto militare inconsciamente si associa allo Stato e si pensa anche a tutto ciò che riguarda lo Stato. Qui vediamo in un'ordinatissima scrivania il computer, il suo computer. Quanti segreti di Stato troppi. ci sono? dentro? troppi. Dalle missioni a riprese eh, di, di, delle Combat Cam, che sono le camere che hanno i militari sui caschetti quando vanno, quando vanno in missione, eh, molti dei quali non sono diciamo, estesi o estensibili, anche per i casi che io stesso seguo come, come avvocato, per molti dei quali, insomma, vige una segretezza a volte ufficiale. A volte ufficiosa, ma sono le regole del gioco. Eh, motivo per il quale molti casi, la maggior parte dei casi, anche importanti, afferenti il campo militare, non diventano oggetto mediatico è una professione che lei consiglierebbe a sua figlia? No, <ride> assolutamente no, assolutamente no. Perché no? Perché questa professione, come tutte le professioni, ti deve piacere. Però il campo è strettamente maschile e maschilista. Devi avere pelo sullo stomaco, ti devi fare le ossa e nei primi anni di carriera naturalmente ti osteggiano, non poco eh, nell'esercizio proprio. Perché della un, contesto è un contesto prettamente: un contesto maschile, sì. Adesso vero è che si sta prendo, però insomma io lo faccio veramente da tantissimi anni. Eh, anche quando facevo pratica già mi ero incanalata, sono son passati vent'anni su per giù. È un ambiente ostile, ti devi far rispettare e mi duole dirlo, a volte eh, bisogna anche come dire, scendere un po' di tono eh, e, e rapportarsi a un livello paritario non sempre gradevole eh, rispetto alla compagine maschile che si incontra. Le è mai capitato di essere principalmente valutata per il suo aspetto fisico da una bellissima donna, prima che per la sua valenza professionale? Io la ringrazio per il complimento immeritato, per la verità. Eh, no, non mi è successo, ma perché io ho imposto delle regole di relazione e anche di comunicazione molto secche, con tutti, dal magistrato al cliente a chi mi chiama insomma, crede di parlare con la ragazzina di turno, di quando in quando capita che mi scambino insomma, per un una giovincella eh, bisogna mettere delle regole ferre a cominciare dall'abito perché l'abito fa il monaco andiamo, assolutamente cioè, siamo sì siamo un detto che è molto banale per i nostri telespettatori però addirittura ancora dobbiamo essere giudicate per il nostro abbigliamento Capita? In, allora in, nei contesti professionali sì, io ritengo che ci sono contesti professionali che necessitano di un dress code e va rispettato se io entro in un'aula di tribunale, che sia adesso un tribunale militare o un tribunale ordinario, certo non me ne vado con le bradelline e eh, con eh, la camicettina trasparente. Io, sin da subito, ho utilizzato un codice di vestiario che è esattamente quello che lei vede in questo momento. Cioè, io ho l'armadio e devo scegliere, di divisa, le... sì, devo scegliere la gradualità di nero, al massimo di blu. Mi sono imposta di non portare le maniche corte neppure eh, d'estate quando da noi ci stanno 500 gradi. Infatti, indosso sempre maniche lunghe e perennemente la toga. Io non smetto mai di indossare la toga in tribunale, anche quando facciamo le udienze. È capitato, adesso sto pensando a un episodio in particolare. In cui il presidente del tribunale militare mi disse, Avvocato fa troppo caldo, si tolga la toga perché qua stiamo morendo, erano, si erano rotti i condizionatori se non vado errato. E io dissi no, la toga è una parte di me, mi è inconcepibile pensare di stare senza, io in udienza poi, ma anche no, e ci facciamo insomma quell'udienza così. Però per rispondere alla sua domanda sì, esiste un codice e va rispettato per me. Poi chi la pensa diversamente da me, chiaramente è libero di farlo, è libero pensiero e libero Stato. Avvocato, lei ricorda il suo primo amore? Mettiamoci qua sotto che è bellissimo questa, questa, questo sfondo, che lo trovo molto, molto rappresentativo dei nostri discorsi. Io ricordo il mio primo amore sì, ma non scenderò nei dettagli perché voi dovete sapere che quando io ho chiesto ho corteggiato un po' l'avvocato per avere questa intervista perché mi piaceva molto il tema quando io gli ho chiesto le farò anche delle domande che potrebbero apparire imbarazzanti l'avvocato mi ha detto io saprò come rispondere e come eluderle non si è scomposta minimamente qual è l'emozione che ha provato quando ha scoperto di aspettare una figlia e non un figlio Quindi una femminuccia e non un maschetto uh, nessuno in particolare perché volevo un figlio mi andava bene tutto, purché avessi mio figlio. E poi è arrivata mia figlia, Atena, ed è per me motivo di tutto, è il mio tutto. Non potrei immaginare niente, ma proprio niente di più bello di quello. La sua professione immagino la porta spesso in giro per l'Italia, no? quindi anche lontano dalla famiglia. Quando lascia sua figlia cosa sente? Dolore <ride> immenso, ma so che vado a lavorare per lei. Lo faccio per lei. adesso, dico delle banalità tipiche da genitore, ma che di fatto è poi eh, quello che ogni genitore fa. Abbiamo i nostri riti. Io la devo avvisare prima. Le dico, tipo, ad esempio, quando mh, ho udienza al Tribunale Militare di Verona, dico: Guarda, la mamma va, eh, deve andare a lavorare allo studio lontano, quindi mancherò due o tre giorni. Mi raccomando, le do le istruzioni. Lei è molto diligente in questo, è un piccolo soldatino. Quindi mh, sa che la sveglierò prestissimo la mattina prima di prendere il volo, lei mi dovrà dare la sua sequela di bacetti secondo un preciso ordine che ha Atena, e poi mi lascio andare e se ne va a dormire. Però abbiamo i nostri riti, li dobbiamo rispettare, perché se no a quattro anni, insomma, poi non sempre capisce gli allontanamenti successivi quando ci sono i periodi di concatenazione. insomma. Qual è stato il caso non coperto da segreto di Stato che le ha tolto il sonno? Non coperto da segreto di Stato? Assolutamente nessuno. Che lei segue casi tutti coperti col segreto, dal no, segreto di Stato? No, mo, allora, molti sono coperti, molti non vengono proprio alla luce perché, diciamo, le tematiche trattate... Imporrebbero di rendere noti dei dettagli che possono minare la sicurezza di installazioni militari, dalla base in senso stretto alla nave. Um, in realtà qualche caso che non mi abbia tolto il sonno non c'è mai stato perché sostanzialmente io non dormo mai, quindi penso costantemente ah, la spiegazione è proprio costantemente ai miei casi. Eh, dormo con un taccuino quel poco che dormo, insomma vicino al comodino perché non, non, non ho idea in realtà per quale motivo di notte mi vengono le illuminazioni difensive. Quindi se non me ne adotto al momento, avendo ormai una certa età, rischia che la mattina dopo eh, non, non, non ricordi la linea o l'intuizione che mi è venuta in quella fase REM di dormiveglia notturna. Però scherzi a parte, no, non c'è mai stato un caso che mi abbia tolto il sonno. So quello che faccio, so quello che devo andare a fare, riesco ad avere una prospettazione a 360 gradi di quelle che possono essere le pianificazioni successive, gli sviluppi soprattutto dall'altra parte, quindi sto sul pezzo, il sonno non mi manca, mi manca ma mi manca di vino, insomma non mi manca per i casi. Avvocato, lei mi diceva prima del lancio pubblicitario, dorme con il taccuino degli appunti sul comodino perché di notte ha delle, delle intuizioni che la portano poi a dover segnare subito l'idea. La domanda quindi è, ma lei con suo marito dorme in camere separate? No, dormo nella stessa stanza, dormo nello stesso letto. Mio marito, fortunatamente, ha il sonno pesante, ma poverino, poi a una certa si è pure abituato e quindi non lo disturba, che io di punto in bianco, luce accesa. Accende la baciola e comincia a scrivere. Sì. Come ha conosciuto suo marito? Mi ero rotta un crociato. Mio marito aveva il suo studio uh, di osteopatia, uh, un piano sopra il mio vecchio studio professionale. Naturalmente ho detto, visto che sono sempre stretta coi tempi, vado su, dovevo fare riabilitazione. E così ho conosciuto mio marito, che in realtà conoscevo già da dieci anni prima per aver condiviso lo stesso palazzo. Però Quel tocco delle mani eh l'ha sì, conquistata. Sì, il tocco che mi ha conquistata. Quindi lei ricorda proprio quando è scoccata la scintilla, come sì, si dice? Quando assolutamente dice? sì. Quando? Eh, no, non lo devo venire a, lei, però. I sì. li, sì. a dire. Ai nostri tre spettatori, li vorrei dire, vorrei condividerlo, ma qualcosa mi frena. Un sano senso <ride> del pudore. Avvocato, nel lavoro, qualche volta indossa la maschera? È doveroso indossarla? Sì. sì. Per proteggere se stessa per proteggere i suoi assistiti? Per proteggere loro. L'immagine che si deve dare eh, è quella di un professionista che non ha debolezze. La debolezza non è ammessa in questo lavoro perché il cliente deve poter raccontare, anzi, l'assistito. A me non piace chiamare i clienti, li ho sempre eh, chiamati assistiti. Deve poter contare su una figura solida di riferimento, soprattutto in sede penale, dove personalmente per il mio modo poi di condurre. Diciamo così, il processo in generale di portare l'assistito dall'inizio alla fine di una vicenda penale lo voglio sempre sul pezzo pronto e reattivo accanto a me, ma intanto può essere questo, può avere questo atteggiamento se io lo libero dalle sue paure che devo caricar mio, va bene così, è la mia professione. Qual è stato il caso più mediatico che ha seguito? Uh, ce ne sono stati due uno relativo al 2017 il famoso stupro a Firenze delle due ragazze americane che ho seguito in parte dopo ho volutamente lasciato per dei motivi che so che le vorrebbe sapere ma che non le dico ce li può accennare? anche in um, modo largo. contrasti con la modalità di pensiero americana molto lontani morali da o legislativi? nell'uno o nell'altro ma vado avanti Nell'uno nell'altro assolutamente no, insomma, se no, farei un altro, un altro mestiere. Eh, il caso, invece, il secondo caso insomma, che è, è stato seguito, è stato mediatico, è quello relativo al famoso balletto della marina militare fatta dall'ufficiale post giocamento. Eh, Post-giocamento, insomma, i ragazzi che avevano giocato da poco, gli allievi, facevano questa simpatica coreografia coadiuvati da un ufficiale e quello ha avuto ampia cassa di risonanza. Come è finita? Ah, benissimo per i miei, nonostante insomma, la volontà, la pervicacia eh, di alcuni vertici di voler ottenere la testa dei malcapitati. Qual è stata la sua tesi difensiva in quel contesto? Lo possiamo dire tanto il maestro. Lo possiamo dire molto tecnica, quindi mi auguro di essere chiara io, nel senso che lì si contestava eh, formalmente una violata consegna che possiamo dire essere la disobbedienza ad un ordine, ma non è questo. Eh, nel tecnico, semplicemente c'erano eh, delle regole e dei regolamenti da rispettare e eh, laddove ci si discosti da queste cose, occorre l'autorizzazione del superiore, in buona sostanza eh, sta. Uh, goliardata non era stata secondo l'accusa autorizzata ma così non è e non erano in servizio quando l'hanno fatta erano ampiamente fuori servizio quindi una lettura totalmente diversa anche da quella che è stata data mediaticamente sì, perché è un caso che insomma sì, che noi giornalisti abbiamo, ra noi sì, sì, abbiamo sì, raccontato sì, anche sì. in modo diverso decisamente sì dovete pensare che in quel periodo noi stavamo in pandemia stavamo in chiusura per cui eh, anche i parenti degli eh, allievi ufficiali che avete visto giurare in quel video non erano presenti all'atto del giuramento, per cui si tende per fare un po' gruppo, per fare un po' squadra e anche per risolvere per fare le famose sì, certo, il famoso morale della truppa. Alla fine di una cerimonia di giuramento dove ormai gli altri ufficiali avevano abbandonato il consesso, eh, fuori appunto da un orario di servizio il balletto, la coreografia è stata quella spinta che serviva insomma ai ragazzi per sentirsi meno soli anche in un momento così importante della loro vita. Quando si parla di, di casi inerenti lo Stato, la magistratura, i poteri forti, l'esercito, le armi in genere, si pensa che chi sbaglia non paghi, in realtà questo è un errore, anche questo è una, un modus pensandi errato? Sì, chi sbaglia paga e paga salato, ovviamente occhio ok, alla scelta dell'avvocato, chi sbaglia paga sì, se sono difesi da me no. Perché, Perché lei lo dica no, lo no, ridica, guarda, lo ridica guardandolo in camera ai nostri telespettatori, che è un bel detto che potremmo utilizzare anche sì, noi, io nostro scherzando privato. ovviamente lo dico ai miei assistiti, vero, chi sbaglia paga, ma chi è difeso da me non paga, no, non paga l'onorario, attenzione, non facciamo passare questo messaggio assolutamente sbagliato. Bisogna affidarsi a... all'avvocato competente, all alla guida com competente. Come in tutte le cose, insomma, io se dovessi, lo dico così, veramente senza maschere, se dovessi impugnarmi una multa a cosa che è successa, io non so da dove cominciare. Non sto scherzando, quindi a ognuno il suo. A proposito di ognuno il suo, il suo eh, la sua specializzazione è molto settoriale, siete pochissimi avvocati a livello nazionale, quanti siete? Eh, credo realmente specializzati mh, e non diciamo improvvisati dell'ultima ora non andremo a più di una trentina quarantina. Quindi le capita che qualche volta qualche improvvisato l'ha definito lei dell'ultima ora, <ride> la chiami per dire mi dai un consiglio, mi dai sì. un consiglio? Sì. E lei cosa fa? Do i consigli fino a quando possono essere dati. Dopo un certo limite non c'è più il consiglio, cioè, insomma. Eh, Comportati come il codice deontologico di un avvocato ritiene che tu ti debba comportare, quindi lascia il caso se non ti compete. Lei è una donna professionalmente agguerrita e sicura di sé, è come avvocato, è un avvocato agguerrito e sicuro di sé. Che donna è? <ride> Questa domanda è bruttissima. Che donna sono? Non le ho promesso domande semplici, ma non me la aspettavo, veramente conoscendola. Ehm, che donna sono? Sono una donna agguerrita e sicura di me nel mio. Per il resto, mh, sono una persona molto serena, molto conciliante, mi piace la quiete. Anche un tantinello sociopatica, perché poi questo lavoro dico sempre ti porta ad essere sociopatico. Cioè, quando stacchi vuoi il vuoto assoluto intorno a te. Contestualizziamo il resto, però, lei è molto agguerrita, ma il resto nel cui è molto tranquilla qual è? Rapporti con gli amici, rapporti familiari, tutto quello che è extra rispetto alla vita lavorativa, quindi tutto quello che costituisce vita dopo la vita lavorativa. Io non amo, sm smessi i panni. Mm, mi piace andare in giro in tutte le scarpe da ginnastica, io non potrei mai salire su un paio di tacchi il sabato, salvo evento, uh, salvo invito, insomma giù di lì, però no, a me piace essere proprio sottotona, mi piace stare così con il mio capello eh, raccolto con la matita, la matita dentro e tuta, scarpe da ginnastica, molto tranquillo. Cioè, Devo, devo staccare, non voglio niente che mi costringa o mi forzi o forzi me in degli schemi, almeno quando stacco. Se dovesse vedere, accorgersi durante una cena che una commensale ci prova con suo marito, lei che farebbe? Sono molto serena anche in quel caso. È la commensale che deve essere meno serena. <ride> volevo, volevo sapere nel momento in cui lei si toglie la maschera come reagisce, si rende conto che... C'è questa donna che ci lavora oh, solo davanti a lei. È molto tagliente, ma cerco di allontanare le persone con garbo la prima volta. La seconda sempre o con garbo, barbo. ma con un garbo, diciamo, più propenso all'essere all sferzante. Ma in genere, la prima volta è più che sufficiente. È difficile che riesca ad arrivare al secondo step. Al terzo non è arrivata? No, per fortuna, per gli altri no. Avrei allora, bisogno di un avvocato lei se dovesse andare al terzo. Io lo dico sempre, nel momento in cui io arrivo insomma, a quella fase, devo chiamare il mio amico e collega di studio e dire Giuseppe vieni a difendermi. Deduciamo che lei è gelosa. Uh, il giusto, il giusto. Non mi piace essere soffocata e non soffro. Non ricordo mai di aver avuto particolari sovrastrutture sulla gelosia, nel senso che sono dell'idea che se poi qualcuno vuole fare qualcosa sotto il tuo naso te lo fa comunque. Quindi vivo con, con serenità e con distacco, e guardo e pondero. Poi, se è il caso intervengo, ma francamente però non c'è stato modo di intervenire. Se sua figlia si dovesse fidanzare con un militare, le sarebbe contenta. Ma, eh. Dipende, dipende. Eh, le mogli dei militari sono comunque delle donne molto sacrificate alla carriera del marito, quindi dovrebbe essere cosciente di questo. Come si immagina tra vent'anni? Qui a lavorare. L'altra volta sì. sì, sì. Io mi immagino al lavoro. Non mi immagino in pensione, non mi immagino in situazioni di, di relax. Se io immagino il mio futuro, penso forse come ogni. Ogni avvocato, la maggior parte dei, dei miei colleghi, ci immaginiamo costantemente al lavoro, ma adesso se devo dirle la verità, l'idea di smettere di appendere la toga è una cosa che mi fa male qui alla bocca dello stomaco, no, non ci voglio pensare, è una prospettiva che faccio fatica a immaginare. E grazie mille all'avvocato Floriana De Donno, grazie, grazie per questa intervista. La grazie maschera non gliel'ho tolta, non mi illudo di avergliela tolta, l'ha mantenuta, ogni tanto l'è scivolata poco poco quando l'ha concesso, ma non l'è caduta, giusto? La percezione è giusta? La percezione è giusta. E a voi appuntamento alla prossima settimana, sempre con Giù la Maschera, sempre su Antenna Sud, sempre per portare nelle vostre case un personaggio noto a livello regionale e nazionale e farvi scoprire insieme a noi qualcosa di nuovo. Appuntamento alla prossima settimana.